The combination of drawing and storytelling allows even the least skilled reader to understand and follow the story quickly and effortlessly, while the image clarifies the context and meaning of the written sentence. Well, here's another incredible Donald Duck story, the hot-headed, anthropomorphic duck, who is often the victim of exceptionally bad luck. This time our friend will try to be a tightrope walker, and beat his nephews, Huey, Dewey and Louie. As usual he will have to deal with unfortunate events, between flocks of birds and grasshoppers. But the nicest duck in the world, will teach us new English terms like up to, take out, get rid of somebody, pick up, head for, scram, swoop down, and much more. What else? Enjoy this second episode and leave a like or comment if you wish. That's all folks. See you soon. Ciao ragazzi e benvenuti alla seconda puntata con Donald Duck. Let's start, cominciamo. I wonder what the kids are. I haven't seen them all day. Mi domando dove siano i ragazzi. Non li ho visti tutto il giorno. Da notare, wonder è usato appunto per dire domandarsi. E sotto, I haven't seen them all day. Non li vedo da tutto il giorno, non li ho visti tutto il giorno. Il present perfect perché il giorno ancora è in atto. Altrimenti, se il tempo indicato era finito, fosse stato finito, avrebbe dovuto usare il simple past. You are not in their cave. Non sono nella loro tana. And I don't see them in the stable, non li vedo nella stalla. Oh oh. They're in the empty loft, loro sono nel fienile vuoto. Mi domando, wonder what you're up to, mi domando cosa stiano facendo, che cosa stanno complottando, facendo, up to, are you up to do this, fare questa cosa. Wow, this is hard to do. Oddio, questo è difficile da fare. Are you kids trying to break your necks? State cercando di, ragazzi, state cercando di rompervi il collo? Don't stop us, Uncle Donald, we're gonna be tight while walkers. Non interromperci, non ci fermare, zio Donald. Stiamo tentando di diventare equilibristi su corda tesa. So that's it, eh? I'll have a lot of fun taking the idea out of the heads. Quindi è così, eh? I'll have a lot of fun. Mi divertirò un sacco taking that idea out. Cercando, togliendo questa loro malsana idea dalla loro testa. Allontanandola dalla loro testa. How am I doing, Uncle Donald? Come sto andando, zio Donald? Pretty good. But your pole needs adjusting. Let me fix it. Molto bene. Ma la tua asta ha bisogno di qualche accorgimento, di aggiustamenti. Lasciamela mettere a posto. I slip these ball bearings inside the pole. Farò scivolare questi cuscinetti, questi pallini a cuscinetto nella loro asta. Nell'asta del fix it. Aggiusteranno tutto. Hey, there's something rolling from one end of the pole to the other. Hey, c'è qualcosa che rotola da una parte dell'asta all'altra. What did you put in here, Uncle Donald? Che ci hai messo dentro, zio Donald? Uncle Donald has been up to some of his dirty work. Zio Donald ha fatto qualcuno dei suoi soliti giochi sporchi, dei suoi sottili mancini, ok? Dirty work. It won't be long now, non ci vorrà molto adesso. Try to land in the net, Louie! Prova a atterrare nella rete, Louie! Just what I've been waiting for, duration form, I've been waiting for. Proprio quello che stavo aspettando. You need practice, go back up and land again. Hai bisogno di pratica, torna su e atterra di nuovo. Land, atterrare, take off, decollare. Oh, togliere. Uncle Donald, you're just wasting our time. Zio Donald, si sta facendo sprecare tempo. Let Louie get back to his balancing. Lascia stare lui, fallo tornare al suo esercizio di bilanciamento. Oh, let him play while, su via, dai, oh, significa, lasciatelo giocare, divertirsi, lasciatelo giocare per un attimo. You kids work him too hard, voi ragazzi lo fate lavorare troppo duramente. This old hatchet will get rid of you. Questa botola, questa vecchia botola di passaggio, di scarico del fieno in pratica serviva, will get rid of you, ci sbarazzerà di te. Get rid of,
sbarazzarsi di qualcuno. So you can take a little kidding, huh? Quindi non potete stare al gioco, a un piccolo scherzo, non potete supportare un piccolo scherzo, eh? Well, bene, I'll see that you don't become wild walkers, and that's not kidding. Farò in modo, vedrò che voi non diventiate mai equilibristi su corda. And that's not kidding, non è uno scherzo. Get your junk out of my loft. And don't ever mention wild walking again. Portate le vostre stupidaggini, le vostre porcherie, le vostre schifezze fuori dal mio fienile. E non fate uscire più di bocca, non menzionate più, non dite più, non mi fate sentire più parlare di camminare su corda. Well, there goes our chance to be a famous vaudeville team. We are elite yet. Well, e così se ne va la nostra chance di diventare un famoso gruppo di equilibristi. Ok? We're not licked yet. In questo caso il verbo lick significa appunto non siamo ancora sconfitti, battuti. Non siamo ancora battuti, yet. Get our net down while I roll up the wire. We'll practice in the woods if we have to. Get our net down, tirate giù la rete, la nostra rete, mentre io arrotolo la corda. Praticheremo, noi faremo esercizio nel bosco se dobbiamo, se siamo costretti. The world shall hear of our stubborn little ducks. Il mondo dovrà sapere, dovrà ascoltare, dovrà sentire notizie in pratica di noi testardi piccoli paveri. Several days later, parecchi giorni dopo, I must have cured the kids of their wild walking. They haven't been in the stable week. Devo aver curato, vedete qua, must have occurred, quindi usa must, il passato, la forma passata di must, che serve per delle deduzioni. Devo aver curato i ragazzi dalla loro malattia, sarebbe di camminare sulla corda. Una deduzione, perché una deduzione? Perché they haven't been in the stable all week, perché non sono stati nella stalla per tutta la settimana. Quindi must al passato si può costruire, must più have più il past participle del verbo, in questo caso per delle deduzioni. Infatti dopo ti dice da che viene la deduzione. What was this? Notice. In pratica, che cos'è questo? I'll be doggone, che io sia maledetto. Ricordate l'intercalare tipico di Donald Duck, di Paperino, che io sia maledetto, è un verbo to doggone, maledire. The kids will make fools of themselves. I want you to be there to see it. I ragazzi si renderanno ridicoli. Make fools of themselves. Faranno buffoni di loro stessi. Renderanno ridicoli. I want to be there to see it. Voglio esserci per vederlo. Right in the front row, where I can give them the raspberry. Giusto in prima fila, proprio in prima fila, dove posso dare loro the raspberry, fare loro le pernacchie e gli insulti. Ok, prenderli in giro sarebbe. Ladies and gentlemen, I give you those phenomenal wild walking wizards, Duck Brothers. Signore e signori, vi presento i fenomenali maghi dell'equilibrismo su corda, i fratelli Duck. We gotta be good. Anche Donald's in the front row. Noi dobbiamo essere bravi, dovremmo essere bravi. Zio Donald è in prima fila. We have got to, in questo caso gotta, lo slang, serve proprio per dire dovere, proprio molto usato in America. Have got to è come must. The crowd is applauding. La folla sta applaudendo. I'll be doggone, you're good. Chi sei dannato? Sono bravi. The winners are chosen. I vincitori sono scelti. First prize of $5 go to the wild walking team of Huey, Louie and Dewey Duck. Il primo premio di $5 va agli equilibristi alla squadra di equilibristi su corda di Huey, Louie and Dewey Duck. What I can do better. Quello che loro possono fare, io lo posso fare meglio. I'll pick up some of that easy money myself. Mi farò un bel gruzzoletto di quei soldi, di quei facili soldi da solo, facilmente da solo. When the kids arrive home, they find Donald with one foot tied to while learning to balance. Quando i ragazzi arrivano a casa, loro trovano Donald con un piede legato a una corda per imparare a bilanciarsi. Look out for the windmill! Anche Donald, attento alla turbina, zio Donald. We told you so! Te l'avevamo detto! I gotta snap this rope and drop. Devo un'altra volta, I've got to, a snap, togliere in pratica, tirare via il gancio dalla corda e lasciarmi cadere and drop. I'll close my eyes and hope I land on something soft. Chiuderò i miei occhi e spero di atterrare su qualcosa di morbido, di soffice. Wonder why I haven't hit the ground. Mi domando perché non abbia colpito il suolo.
I dare ya to tell Uncle Donald he's all wet. I dare ya, il verbo dare in questo caso è vi sfido. Vi, quello sfido voi, you, in questo caso slang ya. Si usa moltissimo per dire pure sia, aia, invece di dire see you. Ok? Lo you viene sostituito dallo ya nello slang. Quindi vi sfido a riferire allo zio Donald che è tutto bagnato. You're too reckless to be a wall walker, Uncle Donald. Sei troppo maldestro e spericolato per essere un scordinato, per essere un equilibrista su corda, zio Donald. I never give up, non mi arrenderò mai. I learn how, imparerò come fare. Even if it takes a couple of hours, perfino se ci vorrà un paio d'ore. Allora, it takes a couple of hours, ci vogliono 2 ore. It takes, si usa. How long does it take to the station? Quanto ci vuole per la stazione? Quando esso impiega per porta per arrivare alla stazione? Ok? 1 hour and 20 minutes later. 1 ora e 20 minuti dopo. I'm good enough now to go after big money, and I mean big money. Sono abbastanza bravo per riuscire a beccarmi bei soldoni. E intendo bei soldoni, big money, appunto per dire tanti soldi, bei soldi. You're looking at Daredevil Donald, King of Big Time. State guardando il grande, lo spericolato Donald, il re di tutti i tempi. Pack your grip, boys, we're heading for Buffalo, New York. Allora, pack your baggage, pack your suitcase, fate i bagagli, in questo caso grip sono le sacche usate da loro, quindi la sacca. Quindi fate i bagagli, ragazzi, ci dirigiamo a Buffalo, a New York. Head for, appunto, usato anche nella prima puntata, l'abbiamo visto nell'altro fumetto, per dire dirigersi verso. Buffalo, New York, what you gonna do there? Buffalo, che intenzione di fare lì? I'm gonna walk tightwire across Niagara Falls. Ho intenzione di camminare sulla corda tesa tra le cascate del Niagara, attraverso le cascate del Niagara. I wonder what made them faint. Mi domando cosa li abbia fatti svenire. M in questo caso è them, è l'abbreviazione. Faint e svenire. A Niagara, Donald got everything ready for the Dangerous Seven. In questo caso, alle cascate del Niagara, Donald prepara tutto, get everything ready, get ready, get the table ready e prepara la tavola. Get the breakfast ready, prepara la colazione. Quindi in questo caso, get everything ready, prepara tutto per il pericoloso evento. How many tickets have we sold, Dewey? Quanti biglietti abbiamo venduto, Dewey? 9022, Uncle Donald. 9022, zio Donald. Oh boy, I'm rich. Oh cavolo, un ragazzo, sono ricco. Is the white tie, Huey? È la corda tesa, Huey? Like a bowstring, Uncle Donald, come una corda d'arco, zio Donald. This is gonna be a lot tougher than I thought. Maybe this isn't such easy money after all. Sarà più difficile, molto più difficile di quello che pensavo. Maybe this isn't such easy money after all. Forse non saranno soldi così facili dopo tutto. Mi parte, come vedete, hippie, bravo! Urrà, un'altra volta si ripete questo bravo che abbiamo visto nella prima puntata, che si usa molto anche in America. It's kinda windy out here. Kinda in questo caso traduce kind of, scritto kind of. Kinda significa un po' ventoso, tipo un po', quindi è un po' ventoso qui fuori. I have to lean into the wind. Hope it doesn't stop suddenly. Allora, lean, questo verbo, che vuol dire? Devo planare, devo assecondare il vento, capito? Cioè devo riuscire a correggermi a seconda del vento, sperando che non si fermi improvvisamente. Safe, salvo, è scivolato. But that's a storm coming if lightning hits this wire. Ma quella è una tempesta che è in arrivo. Se un fulmine colpisce la corda, I'll have to beat it back to the bank. Devo assolutamente avvicinarmi, ritornare indietro alla piazzola di partenza, perché quindi beat it back, batterlo e tornare indietro, anticiparlo fino alla piazzola. Poor Uncle Donald. He cheated, he didn't walk across, threw him over the falls. Ha imbrogliato, cheat, imbrogliare. He didn't walk across, non ha attraversato. Throw over the falls, buttatelo, buttatelo nelle cascate. The crow is very angry, Uncle Donald. La folla è veramente arrabbiata, zio Donald. You
We'll have to try again. Devi provare. Dovrei provare a attraversare di nuovo. I have another pole. I'd better put glue on this one so I won't drop it out there. I haven't another pole. Non ho un'altra asta. I'd better put glue. Farei meglio a mettere la colla su questa qui, così io non cadrò. So I won't drop it out, quando non la farò cadere là fuori, non la lascerò cadere perché gli rimarrà incollata alle mani. Everything is going well so far. Tutto sta andando magnificamente bene fino adesso. Swell, appunto, è magnifico, bene. So far, fino adesso. Now what? Oh, a cloud of grasshoppers. Oh, una nuvola di cavallette. There's thousands of them stuck on the pole. Ce ne sono migliaia di loro rimaste bloccate, incollate sull'asta perché è piena di colla. Poor Uncle Donald, a flock of birds has swooped down on the grasshoppers. Povero zio Donald, uno stormo di uccelli, flock of birds has swooped down on the grasshopper. Si è impicchiata, si è diretto, avvistato, è in caduta libera, impicchiata, verso le cavallette. Scram, you dumb chirps! You'll get stuck on the pole too. Ma via, show! Stupide fringuelli. You'll get stuck, rimarrete bloccati sull'asta pure voi. This is ridiculous. Help, help, aiuto, aiuto. We will save you, Uncle Donald. Salveremo noi, zio Donald. The crow is awfully mad. La folla è terribilmente infuriata, arrabbiata. Così you didn't walk across perché tu non hai attraversato. Let them squawk. Let them squawk. I've got their ticket money. We're rich. Lasciali starnazzare, lasciali inveire, lasciali parlare. Ho i loro soldi. We are rich, siamo ricchi. That's what you think, Jack. Questo è quello che credi, papero. You return our duff, or I'll cut this wire. Allora, I'll cut this wire. Ci restituirà il malloppo, il nostro malloppo, i nostri soldi. O io taglierò questa corda, la tiro la corda. Stop walking those doggone rails, you make me nervous. Smettetela di camminare su quelle rotaie. Mi state facendo diventare nervoso, mi state innervosendo. Bene ragazzi, concludiamo qui anche la seconda puntata con il nostro amico Donald Duck e i suoi tre nipoti. E ci vediamo alla prossima. Abbiamo imparato tanti nuovi vocaboli e alcuni phrasal verb. Ciao a tutti.